Ben trovati e benvenuti al nostro podcast del lunedì. Ebbene sì, non molliamo un colpo nonostante la stagione, nonostante questi rovesci di pioggia che minacciano di idrosolursi, di trasformarci noi stessi in pozzanghere. Abbiamo preso dell'acquato in questi giorni, roba da romanzi, ma non molliamo un colpo. Lo scorso fine settimana eravamo a Borgo, no, non a Borgo, io ho in mente Borgo San Lorenzo, no, a Barberino del Mugello, sì, usce bottega se volete. Barberino del Mugello in fiera con il nostro nuovo bellissimo incredibile stand a farci vedere, chiacchierare, proporre i nostri iscritti e tutto il resto. Poi credo che la stagione fieristica sia più o meno finita, a meno che non si prenda qualche salone del libro quest'autunno, e comunque ci dedichiamo alle cose. Novità, prima novità, sto cambiando computer, quindi sarò più efficiente nel prossimo vicino futuro, anche perché la macchina che sto usando adesso e che ho usato finora sta veramente perdendo qualche colpo, mi lascia un po', ogni tanto mi lascia 2 o 3 giorni col culo sulla poltrona, come si suol dire in francese, no? Non si accende, semplicemente va in failure e rimane lì. Per cui mi sono deciso di investire 2 soldi in una macchina nuova e vedere un po' dove si va. Di che cosa vi volevo parlare? Allora, io vi potrei parlare di tante cose, di scrittura, di spade, di scherma, stiamo facendo tantissime cose, stiamo scrivendo, stiamo avviando i corsi di scherma, stiamo imbastendo prodotti ambiziosissimi, progetti ambiziosissimi, ma dai, oggi parlo di roba che non è fatta da noi, però è roba che ci piace. Nell'ultimo mese ho comprato 2 giochi, ma non 2 giochi di quelli con la scatola di cui potrei fare il video sul canale YouTube. 2 giochi di ruolo, quindi libri fondamentalmente. Sì, perché i giochi di ruolo, quelli veri, non hanno altro che un libro dal quale prendere, no, ispirazione, appunto, sistema e tutto il resto. Perché li ho comprati? Uno l'ho comprato perché mi stuzzicava l'idea, l'ho visto passare sui miei social e ho detto oppa da buffa sta roba. E è un distofico rinascimentale e mi stuzzicava l'idea, l'ho aperto e ci ho investito sopra 20 euro, che per un gioco di ruolo sono tutto sommato pochi. Ora, questo non è un gioco di ruolo che ha le pretese dei grandi giochi di ruolo, o meglio dei giochi di ruolo mainstream da 80 euro a volume, anche perché è un A5 di 200 pagine cartonato, però vi dico dopo. L'altro invece l'ho preso perché ha partecipato alla realizzazione un amico con il quale ho avuto il piacere di tenere un piccolo corso di letteratura interattiva e gioco di ruolo al liceo di Borgo San Lorenzo, appunto, ai tempi quando si era giovani, e lui era più giovane perché era uno 17enne, allievo dello stesso liceo, con il pallino del gioco di ruolo, e difatti ne ha fatto un po' più che una passione. Non credo che lo faccia di lavoro perché si fa fatica, però l'ho visto attivo in molti settori del gioco di ruolo dal vivo e alcune pubblicazioni, e questo invece appunto l'ho preso investendo altri 20 euro, un altro volumetto in A5 cartonato, perché non mi sono lasciato sfuggire l'idea che fosse cartonato, per quanto sia una cosa un po' fuori dalle mie corde, però molto interessante. Allora, che cosa sono questi 2 prodotti? E non vi sto facendo pubblicità per farveli comprare, sto semplicemente chiacchierando con voi, condividendo il piacere di questi oggetti. Il primo si chiama Gran Meccanismo, è un distofico, quindi è uno scenario storico con dei twist, dei what if, dei cambiamenti significativi nella storia che, diciamo, come diceva Terry Pratchett, hanno fatto infilare la gamba sbagliata dei pantaloni della storia. È scritto da tale Mark Galeotti, che
fatto un attimino di indagine, perché Mark Galeotti chi è? È un inglese di famiglia italiana che attualmente risiede a Praga. No, non vi sto dando l'indirizzo di casa sua, ed è un esperto di geopolitica dell'Est Europa. Personaggione. L'ho trovato su Facebook, gli ho chiesto l'amicizia, gli ho mandato uno scritto, una colonna di dialogo di chat, non mi ha risposto. Mi ha risposto dopo 2 settimane, molto amichevole, molto disposto, molto contento, e così abbiamo avuto un piccolo scambio e mi riprometto di tenermi in contatto, fargli sapere come sta andando il gioco che incominceremo con un gruppo di amici del gruppo di rievocazione a giocare appena si allentano un attimo i mille impegni, quindi fra una settimana. Che cos'è questo gran meccanismo? È un'ambientazione tutta fiorentina in cui la Firenze di fine 400 subisce quel twist della storia per cui abbiamo un Pier Soderini che viene proclamato gonfaloniere a vita, un Niccolò Machiavelli che non muore ma continua a campare e diventa consigliere di questo Soderini e presidente ufficioso dei consigli cittadini. Vi immaginate Machiavelli a presiedere il consiglio della guerra di Firenze, ecco. E in tutto questo il presupposto vero di Sofia è che le idee, le macchine di Leonardo funzionano per davvero e che Leonardo è rimasto a Firenze e che le sue macchine funzionano e che la Repubblica Fiorentina ha finanziato tutti i progetti in modo che si sviluppassero e che si è armata dei carri testuggine, degli alianti, delle macchine da calcolo, fino a roba nuova, incredibile, sperimentale, che sono le macchine cogenti, che sono dei grossi dispositivi in grado di fare calcoli e fare previsioni piuttosto attendibili sulla base dei dati e dei calcoli che macinano, e li macinano con centinaia, migliaia di ingranaggi che si muovono l'un l'altro addosso. È definito proprio un clockpunk roleplay, un gioco di ruolo clockpunk, in, diciamo così, parallelismo allo steampunk. E ovviamente questo ha portato Firenze a diventare una potenza tecnologica e scientifica molto ingombrante, con invidia e timore da parte dei potentati vicini, i quali sono reinterpretati un po' in chiave romanzesca, molto macchiettistica se vogliamo. Quindi abbiamo lo Stato della Chiesa, abbiamo Pisa, abbiamo Milano, abbiamo Venezia e poi più lontano abbiamo la Francia, l'Impero, gli Ottomani. Per cui insomma c'è un, in queste 200 paginette in A5 con le illustrazioni abbiamo un bel tratteggio del mondo. Quindi è stata una sorpresa gradevole. Come ho detto allo stesso Mark in chat, ci sono delle solide, pesanti discrepanze storiche, ma tante, alcune marchiane, tipo c'è la fortezza d'Abbasso a Firenze, che non c'era nel 1510, ma non c'era nemmeno nel 1540, è successiva al 50, e c'è un forte di Belvedere, ad esempio, che non c'era, è successivo al 60. E lui, vabbè, io mi sono chiaramente posto in maniera più possibile, no, come dire, non so chi sei, non posso mica saltarti alla gola, ma comunque lui stesso mi ha detto, sì, guarda, però sono delle cose talmente belle che non mi piaceva non mettercele, e quindi chiudiamo un occhio all'insegna della narrativa di questo mondo distofico che ci garba così. Effettivamente sono d'accordo, cioè, va bene, ora io avrei fatto delle scelte un po' più morbide, però è molto intellettualmente onesto e questa cosa mi ha fatto molto piacere, veramente tanto. Il gioco di per sé è freschissimo, fa parte di questa nuova generazione di giochi in cui non abbiamo tanto una meccanica cacchinosa, precisa, pedissequa, ma ci affidiamo tanto alla narrazione, alla collaborazione del gruppo nei confronti della narrazione. Il sistema di gioco meccanico è un pugno di dadi da 6, veramente, con dei risvolti raffinatissimi che secondo me potranno essere usati molto molto bene
dal gruppo quando giocheremo, che fanno molta leva sul gioco che il giocatore dovrà avere, sul ruolo del proprio personaggio e sull'auto condanna, ad esempio, dei difetti del personaggio, perché i difetti del personaggio danno grosse penalità quando sono chiamati in causa, ma se è il giocatore a farlo, dopo aver subito la sua penalità in una situazione di gioco, ne avrà una ricompensa al di fuori, al di sopra della normale possibilità di progressione. È veramente un sistema che incoraggia i giocatori a mettersi lì, a non tirarsi indietro, con anche un sistemino bellino, leggero, di obiettivi personali e soprattutto non ha uno scheletro di abilità prefissate. Ci sono tre caratteristiche che sono veramente fisico, sociale e mentale, fine, e poi le abilità sono descrizioni del personaggio che si vanno a sfruttare durante il gioco, semplicemente chiamando in causa i tratti che abbiamo scritto nella creazione del personaggio per ottenere appunto dei bonus, dei vantaggi nelle scene che il narratore ci pone davanti. Penso che ci divertiremo parecchio con questa cosa. Curiosità, è edito dalla Osprey e questo è uno dei motivi, una motivazione che mi ha spinto a comprarlo d'impulso. Per chi non lo sapesse, la Osprey è questa casa editrice inglese che da decenni, veramente da tanto tanto tempo, si occupa di oplologia e della pubblicazione non solo di quaderni storici piuttosto accurati sulle grandi battaglie, sugli eserciti di ogni epoca, si parla veramente dall'antichità fino alla seconda guerra mondiale, alla Corea, al Vietnam, ma li correda di belle tavole illustrate che sono usate in tutto il mondo della rievocazione come punto di riferimento per il costume e sono piuttosto affidabili. Quindi una casa editrice che si occupa di storia e che per la prima volta mi fa uscire un gioco di ruolo. Che faccio? Non lo prendo? Ecco, vi saprò dire eventualmente come viene. Sono anche tentato di fare dei podcast di gioco mentre giochiamo col microfono in mezzo al tavolo. L'altro, sul quale quando ci giocherò dovrò fare podcast di gioco, l'altro gioco si chiama Il Diario delle Illusioni. È un prodotto molto molto particolare. Gianluca Torrente è l'autore, il primo autore. È un quadernino, è una A5, ma sono veramente 70 pagine. È un quadernino. Il rapporto, diciamo, volume-prezzo qui è svantaggioso rispetto al prodotto precedente, ma c'è un motivo. È un gioco di ruolo per due giocatori. Non un narratore e un giocatore, quindi non è un'avventura in solitario, ma è proprio un gioco di ruolo per due giocatori. Molto molto strano. Ambientato nella Londra vittoriana di fine 800, tra la costruzione della Torre Eiffel e gli scritti di Conan Doyle come epoca, quindi un gaslight particolare, in cui i due personaggi sono due illusionisti. Sono due di questi maghi illusionisti che si esibivano, no, sui palcoscenici dell'epoca e facevano anche gran scalpore, gran moda in questi salotti esoterici, i quali sono legati fra di loro da un'amicizia antica, da un legame di parentela, da un qualcosa che li ha uniti molto, ma che adesso sono in rottura, sono in lite per un motivo. E durante il gioco compiono un percorso per analizzare questa situazione, per capire che cosa è successo e per arrivare a raccontare come questa vicenda si concluderà, se con la vendetta, se con lo scontro, se con il perdono o altro. Il gioco guida veramente in maniera semplice alla creazione di questi due personaggi, i quali non hanno caratteristiche da gioco di ruolo, non hanno delle statistiche, hanno dei tratti, una descrizione di massima, ma la cosa che importa veramente è
il loro punto di vista sulla vicenda. E il gioco di per sé è completamente narrativo. I giocatori devono alternarsi a prendere il controllo delle scene di gioco usando delle risorse che sono cubettini colorati o monete colorate, insomma quattro risorse, quattro colori diversi da giocarsi volta a volta per costruire le scene, quindi mettere dentro in una scena porzioni di conflitto, porzioni di confronto emotivo, con porzioni di spettacolo o possibilità di conoscenza. Queste sono le quattro coordinate del gioco. Si mettono in un sacchetto, in una borsa, in un sacchetto di velluto, mentre si costruisce la scena e quindi si decide, ad esempio, che la scena verrà condotta durante uno spettacolo di magia, che ci sarà la possibilità di uno scontro perché c'è un certo personaggio nel pubblico che nutre un astio nei confronti dell'illusionista sul palcoscenico, che c'è la possibilità che si rivelino dei segreti, perché di nuovo nel pubblico abbiamo dei legami esplosivi che potrebbero portare ad una rivelazione, e così via. E quindi i giocatori in questa fase mettono dentro nel sacchetto questi cubetti colorati che rappresentano le varie opportunità di narrazione. Dopodiché ne estraggono, viene fatta una mano di cubetti, tipicamente 6, e a due alternativamente possono essere usati per raccontare effettivamente quello che realmente succede durante la scena. E con questo i personaggi di scena in scena maturano, cambiano, guadagnano altri cubettini per giocare altre scene e guadagnandoli segnano sulla propria scheda il proprio progresso. Arrivati in fondo ad un certo numero di scene o quando si è arrivati a un climax, a un momento in cui i personaggi rivelano il segreto che gli rode dentro, si può portarsi all'epilogo, nel quale, in base a quale dei due giocatori in ogni singolo aspetto ha portato a sé più risultati, quindi ha portato a sé più avanzamenti del proprio personaggio in quella direzione, si impadronisce della scena relativa a quell'aspetto e racconta come veramente sono andate le cose, e alla fine ci si racconta come si conclude la storia. A me questa cosa mi ha affascinato tantissimo. Il manuale di per sé è un prodottino graficamente gradevole, è fatto tutto con i poster degli illusionisti dell'epoca, d'inizio Novecento, insomma comunque roba molto vintage, è patinatissimo, scritto tutto con carattere morbido, e quest'idea di sedersi uno di fronte all'altro a un tavolo e semplicemente raccontarsi sta storia, cercando all'inizio di mettersi uno contro l'altro, di trovare un motivo di astio e poi tirare da qualche parte, vedere se questa situazione si risolve oppure si incancrenisce, mi incuriosisce veramente molto e penso che si riesca a giocare in una serata. Ecco, questa è una cosa che farò con un qualche amico una sera che ci si trova in due con la voglia di farla e l'incertezza su cosa giocare, quindi tirerò fuori questo manuale e dirò: facciamo un gioco di specchi, andiamo a fare dello spettacolo. Eh sì, perché nel gioco l'arte, l'illusionismo, è anche chiamata l'ossessione dei personaggi, per cui c'è questo aspetto importante. Quindi questi sono i miei acquisti, oltre ad una rosa di oggettini narrativi, tipo sto leggendo Bulgakov, sto leggendo Il maestro e Caterina. Ma perché lo sto leggendo? Non perché mi è tornata la passione per Russia e lì ho smesso con Tolstoi. Perché a furia di vedere Barbero che dice che è il più bel romanzo del mondo, ho detto via, leggiamolo. Se non sarà il più bel romanzo del mondo, starà nella top 100. Cioè, alla fine, quindi mi sono imbarcato in questa lettura leggerissima. Nel frattempo sto leggendo, rileggendo Witches Abroad di Terry Pratchett, che è uno dei più bei romanzi del mondo, e lo sto leggendo in lingua originale perché l'avevo letto in italiano e poi l'avevo letto da ragazzo, insomma molti anni fa, e poi ho scoperto che in realtà in italiano è stato tagliato parecchio. Infatti ci sono dei momenti in cui non si capisce, no? Ecco perché ho detto no, me lo voglio rileggere per bene, me lo voglio rileggere in inglese,
effettivamente è un po' più esplicito, nonostante sia Terry Pratchett, sono dei tratti un po' più espliciti. Proprio la nostra critica italiana fa proprio schifo, non riusciamo nemmeno a accettare che un romanzo di fantasia possa... Vabbè, credo che pensassero che essendo fantasy fosse per ragazzi. Sbagliamo sempre, no? E poi sto leggendo un trattatello molto leggero di paleontologia e genetica paleontologica per prepararmi a raccontarvi di com'era il mondo 40.000 anni fa, se... Ma questo è un altro progetto. Vi ho tenuto compagnia 20 minuti, spero gradevolmente. A questo punto siamo in fase di chiusura, quindi io come sempre vi ringrazio di seguirci tantissimo. Veramente siete degli amici. Vi lascio un abbraccio, un saluto e come sempre vi raccomando di parlare del podcast, del Patreon, di quello che facciamo a tutti, perché avete visto mai che diventiamo veramente tanti. E come sempre dico, più siamo, più ci divertiamo. Un abbraccione e al prossimo podcast del lunedì.